Vado ad assaggiare. Oggi vado a fare una ricetta comunissima nei pub inglesi, tra l'altro è di una bontà, vi assicuro, incredibile, la steak en al pie. Ora la pronuncia sarà terrificante, ma vedrete mentre faccio la ricetta che diventerà anche qualcosa di abbastanza facile da fare. Ci vuole un po' di tempo perché ci vuole un po' di tempo e quindi senza indugio vado a cominciare. Allora, prima cosa vado a tagliare la carne. La tipologia di carne, questa qui è campanello, comunque serve un taglio di carne adatto alle lunghe cotture. Ho tagliato senza poi fare nessun commento, ma in realtà, ecco, andate su cubotti non più grandi di queste dimensioni. Poi, ovviamente, la carne un pochino si ritira, però più o meno siamo su queste dimensioni. Allora, importante, ma questo è veramente importante, utilizzate una casseruola che possa andare in forno, perché la cottura se la facciamo in forno. Allora, metto un pochino di burro sul fondo di questa casseruola. Comincio a mettere la carne che va fatta rosolare. Mentre la carne sta rosolando, vado a tritare le cipolle. Allora, una volta che la carne si è ben rosolata, quindi tutta la parte liquida è completamente evaporata ed è ben rosolata, si vanno ad aggiungere le cipolle. E si fanno rosolare anche le cipolle. Una salatina. Andateci cauti, con il sale, perché la cottura è lunga e si assaggerà anche dopo. Un po' di pepe. Farina, un birra scura, un mestolo di brodo di carne, concentrato di pomodoro. Due foglie di alloro, se è troppo denso, in questo caso è troppo denso, aggiungete ancora un altro pochino di brodo. Diciamo, partite da un mestolo, ma potete arrivare anche tranquillamente a due se si è addensato troppo. Spengo il fuoco, copro. E ora si va in forno, temperatura del forno 150 gradi circa, e ora si dà una cottura di un'ora. Ci vediamo fra un'ora. Allora, è già in forno e sta cuocendo tutto il ripieno, bisogna fare la pasta. La pasta alla fine è una brisée, quindi farina, burro freddo e poca poca di acqua. Bel pizzico di sale, questo me l'ero dimenticato. E si comincia a lavorare esattamente come si fa per una frolla. Piano piano vedrete che sembrerà impossibile che possa diventare una pasta, invece basta ammorbidire il burro anche col calore, semplice calore delle mani. Esattamente come per le frolle, non va lavorata a lungo. Quindi, una volta che poi tanto lo vedete perché è una cosa che vedete all'inizio è sbriciolosa, si sbricia. Poi a un certo punto, quando il burro comincia a ammorbidirsi, quasi a sciogliere, diventa appiccicosa e poi a quel punto la pasta è fatta. Allora, mettete un po' di pellicola. La potete schiacciare un pochino oppure lasciare così e fare il lavoro dopo e mettetela in frigo. Si deve compattare di nuovo il burro. Ci vediamo dopo.
Allora, tirato fuori dal forno ora, è un'ora, ancora non l'ho neanche scoperchiato, si vanno ad aggiungere le verdure, in questo caso qui funghi e carote. Potete mettere anche solo carote, se non vi piacciono i funghi. Cominciamo a tagliarle. Carote pronte, champignon, le divido in quarti, quelli un pochino più grandi. E ora si vanno a mettere nella casseruola. Wow, che profumo, fantastico. Copro e ora di nuovo in forno, di nuovo a temperatura a 150 per almeno un'oretta. Ci vediamo fra un pochino. Io non vi ho fatto vedere fuori video che in realtà i panetti erano due, però vabbè, tanto comunque gli ingredienti li trovate tutti. Allora ora va stesa un pochino, mi aiuto un po' con la farina perché ho paura che si attacchi. Allora, come contenitore ho scelto questo perché è leggermente più alto, ma scegliete quello che volete, potete utilizzare anche una tortiera. E si va a stendere. Rapida forchetta e si va a fare un po' di buchettini sul fondo, esattamente come si fa con una crostata quando si utilizza una frolla. E poi ci si va a mettere il ripieno. Mi raccomando, deve essere totalmente freddo, questo qui è già freddo da un po'. Una cosa non l'ho fatta, questo è un errore, non fate come me, cioè nel senso, assaggiate per sentire se la quantità di sale è corretta. Sono stato fortunato, ne serve proprio pochissimo. Metto qui un pochino e qui, perché non ci ho pensato al fatto che poi le carote comunque rilasciano dolcezza, però così si è corretto. Altro errore, me ne sono accorto dopo, vedete qui tutti i lati l'ho fatto sbordare un pochino la pasta, qui di meno, si compensa con l'altra, ma insomma potevo fare meglio. E ora la copertura. Ho messo delle semplici e banali decorazioni, due foglioline. Un'altra cosa bellina che si può fare, si può mettere un bordo qui, quindi la pasta farla intrecciata. Potete divertirvi un po' come vi pare. La cosa importante è naturalmente fare delle incisioni, che farò però dopo aver pennellato l'uovo. Si fanno delle incisioni. Ora andiamo in forno, 200 gradi per circa 30 minuti, comunque fino ad avere una bellissima doratura. 200 gradi statico, eh? Eccolo qui, uscito dal forno, ora è anche un pochino per cui è manovrabile. Taglio perché ora si va all'assaggio. Cerco di fare un assaggio piccolo. Opla! Ta-tan. Diciamo che non ho fatto poi insomma un po' di danni l'ho fatto perché si è aperto qui. Allora, come si serve questo qui? Questo serve per esempio col purè, con i piselli, con un contorno, ma è visto che si è rotto qui, si è aperto, è buonissimo anche da solo. Vado ad assaggiare, buonissimo. Allora, giusto per farvi capire un po' i sapori, no? Uno spezzatino denso, quindi molto denso, morbidissime, carne morbidissime, verdure morbidissime,
dentro un guscio di pasta frolla, in questo caso salata, la pasta brisée. Buono. Buono parecchio. Il sale è proprio al limite dell'essere un po' con poco sale, ma me l'aspettavo, però è buono. Poi i funghetti ci stanno benissimo. Che bel piatto che è questo, io vi consiglio di farlo, così se avete ospiti fate veramente una gran figura. Alla prossima.